Questo piatto in stile messicano lo dovete assolutamente provare. Taglio due pomodorini piccadilli molto finemente. Trasferisco poi in una ciotolina e faccio la stessa cosa con mezza cipolla rossa. Condisco poi con il succo di mezzo lime, delle foglioline di menta fresca tritate, un pizzico di sale e un goccino di olio extravergine d'oliva. Mescolo tutto e lascio da parte. Taglio poi 4 patate a pezzettini piccoli, senza rimuovere la buccia, e trasferisco in una ciotola. Condisco le patate con paprika dolce, origano, un po' di curcuma se vi piace, una presa di sale e un bel giro abbondante di olio extravergine d'oliva. Do una bella mescolata fino a quando non si sono amalgamati tutti i sapori e nel frattempo riscaldo una padella antiaderente con un filo d'olio. Aggiungo le patate e lascio cuocere fin quando non si sono ammorbidite e non hanno formato una bella crosticina. In un'altra padella poi faccio rosolare della salsiccia tagliuzzata a pezzetti, oppure va bene anche del tritato. Quando la salsiccia è pronta aggiungo 2 cucchiai di passata di pomodoro e unisco anche le patate. Una bella presa di mozzarella grattugiata e richiudo col coperchio per 5-6 minuti. Unisco poi un trito di erbe aromatiche e posso impiattare. Io ho scelto di abbinarli a dei toast, ma potete utilizzare anche del pane arabo che è molto buono. E voilà, questo è il risultato, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate.